Infermeria sempre più affollata quella della Viareggio. Alla vigilia della gara interna di domenica con l'Ascoli si è infortunato anche il centrocampista Davide Ferrari, che si è procurato una subluscazione della spalla destra nel corso dell'allenamento. Prima di Ferrari, il bollettino medico bianconero ha diagnosticato uno stop di almeno 3 settimane anche per l'attaccante Lorenzo Benedetti, che si è procurato una microfrattura alla testa. A Lecce non si era reso conto dell'entità dell'infortunio, tanto che era stato sostituito per un problema al polpaccio. Poi nelle ore successive è venuto fuori l'infortunio dopo accurati accertamenti. E con l'assenza anche di Romeo per una contrattura, che dalla prossima settimana dovrebbe comunque nuovamente iniziare ad allenarsi, potrebbe esserci una possibilità in attacco per il giovane Gabriele Pirone, classe 94, ex attaccante della Camaiore, che ha comunque già debuttato sia a Catanzaro domenica scorsa, sostituendo Benedetti. In avanti un'altra alternativa potrebbe essere quella nel tridente con Vannucchi e Devena di Gerevini o Rosafio.